commercio e qualità della vita. Certo, non è un tema che riguarda solo chi vive lontano da qui. Anche noi ogni giorno vediamo quanto sia difficile entrare in un supermercato e scegliere un prodotto. È meglio la qualità, la genuinità o la convenienza e il risparmio. Dal canto nostro abbiamo scelto di approfondire la conoscenza di un marchio regionale che coniuga, appunto, prezzi adeguati e alta qualità. È un piccolo rettangolo verde che riporta al suo interno le lettere Q ed M. È il simbolo del marchio Qualità Marche, un simbolo che dichiara immediatamente la bontà del prodotto e la sua provenienza regionale. Un simbolo che vale la pena conoscere meglio. QM è il marchio della Regione Marche per contraddistinguere i propri prodotti di qualità. È un marchio ombrello applicabile oltre a prodotti che hanno già dei sistemi qualità riconosciuti come le DOP, le IGP e il biologico, a prodotti che rispettano disciplinari che vengono appositamente approvati dalla giunta regionale. Ma certamente non basta che un prodotto sia di provenienza marchigiana per garantirne la sua qualità. In effetti la provenienza regionale è solo uno dei requisiti che i prodotti devono avere per potersi fregiare di questo marchio. Le caratteristiche distintive dei prodotti a marchio QM sono differenti prodotto per prodotto e sono riportate in specifici disciplinari e sono controllati da organismi indipendenti di certificazione. Però ci sono delle caratteristiche che sono comuni un po' a tutti i prodotti. Abbiamo intanto l'assenza di OGM in tutte le fasi del processo produttivo. Poi c'è un'attenzione molto forte anche al consumatore e all'informazione. È possibile, mettendo insieme le informazioni che vanno in etichetta e quelle che sono presenti sul nostro sito internet, risalire e conoscere un po' tutta la storia del prodotto a marchio QM. Attualmente sono più di 1000 le aziende che lavorano prodotti a marchio QM. Prodotti di uso comune che quotidianamente possiamo scegliere e portare sulle nostre tavole. Attualmente il marchio QM è applicabile a 15 categorie tra prodotti e servizi. Abbiamo iniziato con le filiere più semplici. Lo scopo del marchio era quello di non tanto di fare un altro marchio di nicchia, un marchio d'élite, ma tanto quello di arrivare a certificare un po' il carrello della spesa delle famiglie marchigiane. Quindi abbiamo iniziato con il pane, con la pasta, il latte, carne suina, carne bovina, pesce e ora stiamo arrivando anche all'ortofrutta, alle uova, al miele, quindi prodotti comunque di uso quotidiano. Abbiamo anche la possibilità di certificare alcuni servizi, in particolare il servizio della ristorazione e dell'agriturismo che ci possono dare quel valore aggiunto. È inevitabile che comunque ci sia una differenza di costo tra un prodotto a marchio QM e un prodotto convenzionale, perché dobbiamo tenere presente che qui si tratta di processi produttivi interamente controllati dall'inizio alla fine, mentre per il prodotto convenzionale è sufficiente rispettare la normativa vigente in materia igienico-sanitaria. Ma ora è il momento di scoprire nel dettaglio alcuni di questi prodotti. Oggi partiamo con quello più importante per la nostra agricoltura, anche perché si tratta del cereale più prodotto nelle Marche e al tempo stesso di uno degli elementi base della nostra alimentazione giornaliera, la farina di semola di grano duro. Noi qua produciamo semola di grano duro QM. QM essenzialmente significa rispettare un disciplinare di qualità in cui vengono determinate e definite delle caratteristiche qualitative superiori rispetto alla norma e viene garantito tutto quella che è la tracciabilità a ritroso, nel senso che dal pacco di pasta riusciamo a sapere quel grano dove viene coltivato. Noi come azienda siamo sempre stati vocati alla valorizzazione dei prodotti locali. Mio padre, da quando si è sposato, ha iniziato a lavorare sul mulino a Palmenti, quindi noi quattro figli pian piano abbiamo fatto crescere questa sua iniziativa. Nelle Marche il 60% dei terreni sono coltivati a grano duro. Noi siamo uno dei pochi trasformatori di grano duro locali nelle Marche, mentre la buona parte viene esportato, tra virgolette, nelle altre regioni. In questa azienda trasformiamo intorno a 250.000 quintali di grano duro, che rappresenta indicativamente i 5 millesimi della produzione italiana nazionale. La nostra società è controllata da una cooperativa agricola in cui i soci sono una novantina di aziende agricole, principalmente locali, della provincia di Ancona, Macerata, che coltivano grano e quindi anche grano QM.
QM come la nostra azienda ci troviamo tutti e due sulla stessa filosofia o perlomeno valorizzare il prodotto marchigiano locale. Quindi sicuramente ci sarebbero delle possibilità di trasformazione di ulteriore prodotto in loco. Ovviamente abbiamo delle aziende concorrenti extra regione che sono abbastanza agguerrite.